Radio Firenze. Viola Tweet. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. La stampa italiana oggi in edicola si sofferma soprattutto sul prossimo mercato invernale, con la Fiorentina chiamata ad un lavoro certosino per individuare i rinforzi giusti e puntellare una rosa che in diverse occasioni si è dimostrata carente, numericamente e tecnicamente parlando. I ruoli da coprire sono diversi e sparsi per tutto il campo, ma andiamo sui nomi. Venerdì sera arriva al Franchi la Roma e con i giallorossi in ballo Alessandro Florenzi, il terzino limitato nella capitale dalle scelte del tecnico Fonseca, vorrebbe cambiare aria e potrebbe giungere a Firenze in prestito con diritto di riscatto, fissato sui 25 milioni di euro. Notizia che rimbalza ovunque questa mattina e probabilità di chiudere l'affare che aumentano. Sempre con la Roma si potrebbe parlare per il ritorno a Firenze di Nicola Kalinic. La viola è a caccia di un bomber nonostante le ottime risposte del giovane Vlahovic e il croato potrebbe essere alternativa low cost. Più difficili Zaza del Torino e Petagna della Spal. Per Fiorentina1.com, Pasquale De Stefano. Viola Tweet, Viola Tweet, a cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.